Salve a tutti ragazzi e bentornati qui con me su Detroit Become Human. Quest'oggi siamo qui per un quarto episodio incredibile. Appena avremo il tempo ragazzi vi dirò un attimo un paio di cose, ma adesso siamo qui con Marcus. Dove ci siamo lasciati dobbiamo prendere le nostre gambe ragazzi, quindi strisciamo L1, R1, L1, R1. Che fatica. Ok, siamo in un... tipo una discarica degli androidi. Credevano fossimo morti, invece no. Funzionante e compatibile. Rimuovi la gamba, il perno anzi. Prendiamo quella nuova e piantiamocela nel ginocchio. Recupera gamba sinistra. Compatibile. Non sentiamo niente, tra l'altro, ragazzi, assolutamente niente. Analizziamo anche questa gamba, vediamo se è compatibile. È danneggiata e non è, quindi è incompatibile. Prendiamo anche questo corpo di androide. Non sentiamo niente, raga. Non so se me ne rendete conto. Compatibile e funzionante, ok. Sediamoci di nuovo. Perfetto, e siamo in piedi. Abbandona la discarica. Sì, siamo davvero in una discarica. Oddio. Ma sono tantissime. Allora ragazzi, volevo soltanto dirvi queste due cose. Uno, ho fatto un trip mentale un attimo allo scorso episodio. Non credo proprio che Ralph, quello che abbiamo... C'è un luogo dove saremo liberi. Trova Jericho. Trova Jericho. Jericho. Un luogo dove saremo liberi. Noi devianti. Comunque, Ralph, non credo proprio sia lui l'assassino di quel tizio su cui abbiamo indagato con Connor. Sicuramente l'assassino è quello che effettivamente abbiamo trovato. Sicuramente. Anche perché la scritta I am alive era un po' diversa sulla scena del crimine, che abbiamo trovato sulla scena del crimine, rispetto a quella che abbiamo... Che cazzo, non posso parlare. Ok, non è il momento di parlare. Ok, parliamo dopo, va bene, scusami. Ve lo dico molto velocemente e poi andiamo avanti, raga, perché è importante che ve lo dica. Quella che abbiamo trovato nello scorso episodio, descritta in casa di Ralph, è diversa rispetto a rispetto a quella che abbiamo trovato sulla scena del crimine. Quindi io non credo proprio sia stato lui l'assassino, era stato un trip mentale mio. Probabilmente i devianti, dopo un po', sviluppano questa loro cosa di scrivere I am alive, cioè sono vivo, appunto perché sono dei devianti, sviluppano una coscienza e una capacità di raziocinio. E iniziano a scrivere questa cosa sui muri, che adesso non mi ricordo cosa fosse. Altra cosa ragazzi, sono un po' stupido a non aver finito l'interrogatorio con Connor, perché secondo me avremmo dovuto finirlo e ci avrebbe confessato un po' di roba e avremmo potuto anche parlare di queste cose, ovvero delle scritte, magari del fatto che l'abbia colpito, di come si sentiva, queste cose qui. Io, perché se vi ricordate, durante l'interrogatorio ci aveva sbloccato delle opzioni di dialogo, quel
praticamente che quando si sbloccano c'è l'icona del lucchetto che si apre, però poi non le avevamo effettivamente utilizzate, probabilmente andavano utilizzate durante l'interrogatorio, però noi l'abbiamo fallito appunto perché avevo paura che si autodistruggesse. Comunque, questa è la nostra storia, continueremo così, mi dispiace però scialla. Ok, ora che vi ho detto queste cose possiamo iniziare effettivamente a fare tutto quello che dobbiamo. Devo trovare delle parti di ricambio, non mi funziona un cazzo, cioè non vedo gli obiettivi, quindi andiamo un po' a caso in giro. Incompatibile l'unità ottica. Devo sostituire l'occhio destro. Questo è appena morto. Ma la testa ce l'aveva? No, non è senza testa. What the fuck? Oh, bro. Non sento niente, tra l'altro. È bruttissimo. È danneggiato. Jericho, però l'abbiamo sentito, Jericho. Fuck. Cavolo, vado a prendere un pezzo di ricambio per ogni cosa. Boh. Qui per terra niente, zero. Controlla, qui. Niente, anche lui è senza occhio destro. Come? Unità ottica di... Ah no, non è vero, ce l'ha. Android H700. Stai zitto, fra. Il mio programma ha rilevato un'anomalia. Eh beh, sì, per forza, ti ho staccato un occhio. Ok, ora vediamo di nuovo bene bene. Ok, abbiamo di nuovo gli obiettivi disponibili. Ok, regolatore della pompa e processore audio. Trova il regolatore della pompa e trova il processore audio. Ok, ci siamo, là in fondo. E vediamo anche le teste disponibili. Tipo, lui. Incompatibile il processore audio. Ok. Dove altro possiamo guardare? Abbiamo un bel po' di roba da vedere. Possiamo esaminarli da lontano. Regolatore compatibile, quello. Processore audio compatibile, ok, ce li abbiamo qui allora, gli ultimi due che ci servono. Prendiamo da lui. Dobbiamo proprio aprirgli il torace. Che cazzo è? Ma che cavolo è? Una chiavetta tipo... Ah no, è proprio il processore audio. Ok. Oh, sentiamo di nuovo? No, non sentiamo più. Sì! Oh, vaccoi! Che bordello! Ok, siamo stabili. Cosa ci dice qua? Abbandona la discarica, sali il pendio. Ok. Non credo sarà semplice. Occhio che si smonta, fra.
Dai, Marcus. Che sta a fa'? Ma che cazzo fai? Non ho fatto niente, bro. Ah, si è strappato il coso! Cavolo, questo è da fare, anche con Kara. Si è strappato il LED. Ora sembra umano al 100%. Grande! Cioè, al 100%, oddio, ancora sangue blu. Però vabbè. Mi chiamo Marcus. Porca vacca! Dall'oltretomba. Sì, questa me ne sono reso conto effettivamente che siamo andati un po' di fretta, nel senso che non abbiamo esplorato molto la zona, ci siamo subito arrampicati. Avremmo potuto fare anche un po' d'altra roba, trovo un'unità ottica. Ma cosa vuol dire trovo un'unità ottica? Altra roba anche. Boh. Avremmo potuto fare sicuramente altre cose. Qua sono stupido. Avremmo dovuto fare ancora un po' di giri. E sono un po' un idiota io. Comunque lo faccio sempre. Questa volta qui che in realtà sono andato, mi sono messo a arrampicarmi così a caso. Ma sicuramente avrei dovuto controllare un po' meglio. 6 novembre 9:56. Qui con Connor, in che posto? Madonna mia. Raga, dobbiamo esplorare per bene, eh? Perché poi mi dà fastidio. Non completare alcune cose che potremmo tranquillamente invece completare. Tipo questa roba qui, che cos'è? Oh, vediamo le cose subito bene, senza saltare troppe cazzate. Esaminiamo questo. Accesso negato? Perché? Che è successo? Perché accesso negato? Non ho capito sta cosa. E questo? Questa, anzi. Salve, Amanda. Amanda, fiducia. Connor, che piacere vederti. Trovare quel deviante non è stato facile. Hai dimostrato eccellenti capacità nelle indagini. I devianti possono essere instabili. Devi agire con più cautela. Avrei voluto farlo parlare. Ho valutato male. Non fa niente. Sono certa che non sbaglierei più in futuro. Avrei potuto farlo parlare, vedete? È abbastanza palese. Impegnativo. Che ne pensi del deviante? Aveva i sintomi della devianza. Instabilità cognitiva, agire imprevedibile, emulazione delle emozioni umane. Temeva emulazione. Persino di morire. Il modello era difettoso. Questo tenente Anderson è stato assegnato alle indagini sui devianti. Che ne pensi di lui? Mm.
Lo ritengo irascibile e socialmente compromesso. Intrigante, ho scritto, mica... Tuttavia lo reputo un buon detective. Ah, ok. Ha una personalità intrigante. Sfortunatamente abbiamo l'obbligo di lavorare con lui. Come pensi di approcciarti? Mi adeguerò al suo carattere. Per il bene delle indagini sarebbe meglio evitare disguidi e cercare di assecondare la sua personalità. Sempre più androidi mostrano segni di devianza. Sono milioni in circolazione. Se diventano instabili, le conseguenze saranno catastrofiche. Sei il prototipo più avanzato che la CyberLife abbia mai creato. E sei in grado di capire cosa sta succedendo. Conti su di me, Amanda. Presto, Connor. C'è poco tempo. Che cavolo di posto è? Dobbiamo cercare il tenente Anderson. Ma che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo... non oltrepassare il limite. Dobbiamo scoprire qualche cosa riguardo al deviante che abbiamo interrogato con poco successo. Hai subito uno shock. Sono su, calmati. Sì. La tensione nell'attico aumenta ancora. Certo. Lì c'è l'uscita. Qui ci sono delle modelle al valore, tipo una roba del genere. Sbaglio sempre, sono stupido. Boh, niente di interessante. Qui possiamo passare però. Ehi, bomberissima. Serve aiuto? Devo vedere il tenente Anderson. Hai l'autorizzazione? Per adesso non è giunta alcuna risposta né da Mosca né da Washington. Saremo costantemente aggiornati in merito a nuovi... Non è ancora arrivato, puoi aspettarlo alla sua scrivania. Va bene, dove dobbiamo andare? Trova la scrivania del tenente. Ok. Ok, possiamo parlare con un po' di gente? Possiamo fare qualcosa qui? Parla. Ancora qui? Pensavo che il tuo incarico fosse finito. E invece... è stato prolungato. Hank sarà molto felice di saperlo. Oh, scusate. Avevi ragione sull'androide. È stato calmo in cella tutta la notte. Lo trasferiranno oggi. Ok. Allora. Lo trasferiranno oggi significa che abbiamo poco tempo per indagare. Questo significa? Modello PC-200, Android Unit. Poliziotto Android. Ce ne sono parecchie. Wilson. Ciao Wilson. Anderson. Mi scusi, sa a che ora arriva di solito il tenente Anderson? Dipende da dove è stato la sera prima. Speriamo arrivi prima di pranzo. Grazie. Aspetta il tenente Anderson. Non voglio sedermi, posso fare qualcos'altro? Posso andare in giro, controllare un po' di cose? No, devo sedermi per forza. Ok. Esplora il nuovo ufficio. Ecco, questo potrebbe essere un obiettivo decente. Porta avanti il caso. Incontri il deviante e altra roba. Capitano... ehi... Esamina la sua scrivania. Ok, allora, facciamo una cosa per volta. Prima esaminiamo la scrivania del tenente Anderson. Poi andiamo a fare un po' di robetta. Ascolta... ok. Knights of the Black Death. Ok. Chiama Hank Anderson. No. Sì, sono Hank. Ora non ci sono. Lasciate pure un messaggio se volete, tanto non vi richiamerò. Beep, eccetera.
Lasciamo perdere il messaggio ad Anderson, va. Ma... piacere di rivederla, tenente. Ah, merda. Volevo portare avanti il caso, anche. Nel mio ufficio. Entra, ascolta, esplora ufficio. Boh, tanto mi riferirà un po' di roba, credo. Prima voglio esplorare un po' l'ufficio. Oh, sto rompicoglioni. Cazzo, guarda. Il nostro amico detective di plastica è tornato in città. E complimenti per ieri sera, davvero impressionante. Senti, Potevamo ricavare qualcosa da quell'androide se non fossi coglione. Salve, detective Reed. Non ho mai visto un androide come te. Che modello sei? RK-800. Sono un prototipo. C'è scritto comunque, un prototipo. C'è scritto. Android detective. Quindi le macchine ci sostituiranno. È così? Pian piano, sì, dai. Pian pianino. Portami un caffè, coglione. Datti una mossa! Non credo di farlo. Mi dispiace, ma io prendo ordini solo dal tenente Anderson. Oh, oh. Se Hank ieri non si fosse intromesso, ti avrei fatto il culo per aver disobbedito a un umano. Stammi alla larga. La prossima volta non te la caverai così. Aspetta solo che diventi un deviante, che così la tua pistola, invece di sparare addosso a un androide, finirà con un proiettile nella tua testa. Coglione. No, sul sistema, tutto convinto, ma sì. Col cazzo che ti porto un caffè, pezzo di merda. Allora. Opinione Opinione pubblica. Sarebbe il primo caso autorizzato a giocare un ruolo attivo all'interno di un'indagine criminale. Oh, ma per la TV, non per quello che abbiamo appena fatto. Ok, no, mi sembrava strano. Ok. Possiamo controllare anche un po' di robetta qui. Incontra il deviante, contatta Hank. Prima vorrei incontrare il deviante. Però prima ancora di incontrare il deviante vorrei un attimo fare due passi qua dentro. Succede qualcosa? Inoltre, i critici hanno espresso un giudizio positivo per la profondità e l'originalità di quest'opera prima. Ok, no, stavano parlando di cazzate. Ok. Andiamo un momentino a incontrare il deviante prima di andare a chiamare Hank. Questo è un tizio a caso. Che? E questo è il nostro amico. Cosa guardi? Ehi, vaffanculo. Stai zitto. Loro mi distruggeranno. È probabile. Devono analizzare i tuoi biocomponenti per capire che cosa è successo. Perché non ne ha parlato? Sto per morire. È strano. È particolare. Avrei potuto essere compassionevole, ma non penso sarebbe servito molto. Aprite la cella! Presto! Si è autodistrutto. L'ha fatto. Chiamerò la CyberLife per ripulire tutto. Già. È esploso. E non abbiamo ricavato nulla da lui. Niente. Cazzo che spreco. Inutile spreco.
Avrei potuto finire l'interrogatorio. Sono stupido, bastava premere cerchio un'ultima volta. E ora sapremo sicuramente molte più cose riguardo a questo androide, eccetera. Comunque, come? Contatta Hank. Come lo contatto, Hank? Ah, è tornato alla sua scrivania, bella. Costruttivo, comprensivo, pragmatico. E poi manca una cosa. Quella cosa dobbiamo assolutamente andarla a sbloccare, però, ragazzi miei. Qui cosa c'è? Leggi. Motocelebre pittore di Detroit. Cazzo, Carl Manfred. Tra le luci più luminose di Detroit. Sì. 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 Cazzo. È un bordello. La morte di Carl mi ha scosso abbastanza, cioè non me l'aspettavo. Più che altro. Boh, io parlo con Hank, però c'è questa cosa bloccata che non capisco che sia. Non abbiamo fatto qualcosa precedentemente. Ho come l'impressione che la mia presenza le causi qualche problema, tenente. Sappia che questo mi dà un grande dispiacere. Perché non posso parlare? Ora che siamo colleghi, sarebbe opportuno conoscerci meglio. C'è una scrivania che possa usare? Quella non la usa nessuna. Analizza i file sulla devianza. Ma era bloccato perché dovevo parlare con Enko o era bloccato per altri motivi? Musica. Iniziamo a lavorare, orario Fowler. Fowler. Ascolta i Knights of the Black Death. A me piace quel genere. È pieno di energia. Così ti piace l'heavy metal? Ecco, a dire il vero non ascolto tanta musica. Ma vorrei farlo. LOL. Ci sarebbe un'altra opzione. Ma che cos'è? Che cosa c'è? Vedete, ho il vizio. Cioè, faccio sempre l'errore di non premere R2 per vedere con che cosa possiamo interagire. Prima avremmo potuto interagire con qualcosa sicuramente. Che ci ha proprio sbloccato un sacco di cose da dire con Hank. Ma io sono un idiota, non l'ho fatto. E adesso ci rimettiamo ancora. Continua a mancare delle cose, sono stupido. Conosce da molto il capitano Fowler? Sì. Da troppo. Altre due cose. Mi chiedevo, lei arriva sempre in ufficio a quest'ora? Arrivo quando arrivo. Basta rompere le palle, ok? No, scherzavo. Credo siano... Non sono opzioni bloccate, sono semplicemente opzioni che abbiamo già usato, direi, perché aumentano sempre, quindi... Se ha qualche fascicolo sui devianti, vorrei dargli un'occhiata. Il computer è sulla scrivania, quindi arrangiati. Allora, devianti in generale. Sospetto, Charles Bell, Sarah Cornwall. Guardate come arriviamo, eh. Eccola. Eccola qui. Cazzo. E abbiamo anche Leo Manfred. Leo Manfred. Fuck. 243 casi. Fa. Il primo risale a 9 mesi fa. Ce li abbiamo entrambi nella lista, raga, gli altri. Poi ha coinvolto tutto il paese. Una X-400 ha aggredito un umano la scorsa notte. Potrebbe essere un punto di partenza per l'indagine. Cara. Oh, Marcus. So bene che non ha scelto lei quest'indagine, tenente.
ma conto sulla sua professionalità. Perché non vai a fare in culo? Mi hanno assegnato questa missione, tenente. Non sono qui per aspettare che abbia voglia di lavorare. Senti, stronzo. Se fosse per me, vi butterei in un cassonetto e gli darei fuoco. Quindi non rompermi le palle! O potresti finire male. Tenente, scusi se la disturbo. Ho delle informazioni sulla X-400 che ha aggredito l'uomo ieri sera. È stato visto nel distretto di Rivendale. D'accordo. Abbandona la missione. Che cazzo di possibilità è abbandonare la missione? Però un po' di roba l'abbiamo fatta, dai. Aspetta un po'. Dai. L'androide di Carlo si autodistrugge. Androide ha salvato l'interrogatorio. Questo, vabbè, sì, era ovvio. Salvato. Vabbè, salvato vuol dire che si sarebbe potuto autodistruggere anche lì. Sì, comunque abbiamo fatto molta roba, diciamo. Aspettare Hank. Leggi Ivanov dice niet. Che cavolo? Sì, l'ho letto, ma non è che... Boh, vabbè, ok. Hank si arrabbia. E comunque si sarebbe arrabbiato in ogni caso. Ovviamente, perché non è che potessimo dire molto altro. Quindi va bene così. E direi che possiamo un attimo lasciare perdere questo inconveniente che abbiamo avuto con il nostro mitico e favoloso tenente Hank. E per oggi potremmo anche salutarci, to be honest. Non lo so. No, andiamo avanti. Ho deciso così. Voglio vedere cosa succede a Kara. Pensavo di finire, però visto che sono più o meno 35 minuti che registro, voglio fare ancora qualcosina. Poi tanto tra qualche taglio eccetera vada Dio lo stesso. E soprattutto voglio giocare, raga, è troppo bello questo gioco qui. Troppo troppo bello. Ok, sorveglia Alice, ravviva il fuoco e altra roba. Cosa c'è qui? Controlla, ok. Lei sta ancora dormendo, ma... Allora. Allora, c'è un po' di roba da guardare, secondo me. Cambia aspetto. Trova nuovi vestiti. Ecco, questo è un buon proposito per questo livello incredibile. Ravviviamo il fuoco con qualche pezzo di legna, che così almeno lei rimane al caldo, anche se comunque è giorno, non credo ce ne sia troppo bisogno, e non piove più soprattutto, quindi... Boh. Comunque abbiamo ravvivato il fuoco. Aspetta che Alice si svegli. Abbiamo un po' di roba da fare nel frattempo, tra cui... controllare... Vedete che è scritto in modo diverso? RA9, ecco che cosa c'è scritto. RA9. Urban Farm Area. Per un assistente urbano, tipo una roba del genere, Ralph. Una roba di quel tipo lì. Sì, qua abbiamo già guardato. Qui non possiamo andare. Qui possiamo guardare cosa c'è. Una lavatrice? Che cos'è? Uccello, guarda, sol 10. Uccello. Ma è impagliato, tipo, è morto. Cioè... Sì, direi... Non lo so, boh. Soldi? Io non rubo niente. Io non voglio rubare.
anche, perché se quello là se ne accorge è la fine. Cioè è un devasto, non credo se ne accorgerà mai, però se se ne accorge... Ok, qui c'è ancora qualcosa da guardare? No, c'è assolutamente nulla. Qui? Sì, qui possiamo interagire con questa robetta qui, che è un libro. Detroit Today, Cyber Wildlife. Il Canada è ancora un paese senza androidi. Dove le aree pulite il benvenuto è sempre caloroso. Apri il primo zoo androide. L'aspettativa di vita in America è di 91 anni. Sti cazzi. Ok, dobbiamo... Aspetta che Alice si svegli e trova nuovi vestiti. Quindi, ok, andiamo su a vedere un po'. Vediamo anche dove si sia cacciato il bomber Leo. Leo, ciao Ralph. Roba qui. L'armadio e poco altro. Però potrebbero esserci dei vestiti. Sì che ci sono. Sì che ci sono. Devi toglierti quella roba dalla tempia, però, ragazza. Taglia i capelli. E che cazzo fai? Perché dovresti tagliarti i capelli? Cioè, sì, vabbè, perché è ovvio, però... Cioè, sta bene così, perché devi togliarli? Sos. Allora. Qui c'è poca roba. Non so se effettivamente tutto sia segnato sul nostro... qui cosino oppure no, a parte vabbè sì, guardare qualcosa fuori, ma non sono interazioni importanti. Non so se effettivamente tutto sia segnato oppure no. Qui non possiamo andare, tagliarci i capelli lo facciamo in bagno magari, tagliare i capelli e vasca, nulla di che, nulla di strano, e quindi boh, tagliamoci subito i capelli se troviamo delle forbici. Sì, ci sono. Nei trailer era così. Biondi, bianchi, neri affatto. Accesso alla selezione, nuovo colore di capelli. Biondi, bianchi, neri fatto. Nei trailer erano biondi, me lo ricordo. Perfetto, nei trailer, nelle immagini che ho visto ora, non so, di Detroit, cioè lei bionda. E bianchi, neri fatto. Neri, biondi, bianchi fatto. Sì, va bene, biondi. Ok, rimuovi. Ecco, infatti. Eccoli. Finalmente. Vedi che... E l'aspetto l'abbiamo cambiato. E via con la nostra cara. Bionda, nuovi abiti, capelli corti, senza LED. Cazzo, la pula. Ah, per ora è arrivato Connor. È arrivato il buon Connor. Ci sono con Anderson. Nel quartiere, magari qualcuno ha visto qualcosa. Ok, fammi sapere che cosa trovano. Cosa ci vuoi fare? Stai lì davanti fermo. Non ne ho idea. Che bomber. Ovviamente sotto, fatemi sempre sapere che cosa fareste voi, ha raga. Ha preso il primo autobus possibile. O che cosa avete fatto giocando. E ha raggiunto il capolinea. Decisione non pianificata, ma dettata dalla paura. Gli androidi non hanno paura. I devianti sì. I devianti sì. Oddio! Sono sopraffatti dalle emozioni e agiscono in modo irrazionale. Questo non ci dice dove sia finita.
Non aveva un piano e non sapeva dove andare. Non è andata lontano. Forse. Beh, la casa è abbastanza ovvia però come zona dove dormire. Ralph nutre la bambina con questo. Ne fa bene. Un regalo. Per risolvere i vecchi malintesi, Ralph cucina. Faremo proprio come gli umani. Gli piace la carne bruciata. Venite. Venite, sedetevi. Ha ammazzato uno scoiato. C'è un... Sei davvero gentile, Ralph. Ma dobbiamo andare via. Andare? No, andrete dopo che la bambina avrà mangiato. Mangeremo insieme, come una famiglia. Ok. Il papà, la mamma e la bambina. Ok, ok, va bene, ok. Ok. Va bene. Mangiamo questa merda. Molto meglio. Sì, ok. Ralph ha fatto molta fatica a trovare qualcosa da mangiare per la bambina. Non sarebbe carino se rifiutasse? No, no, ma infatti no. Assolutamente no, 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 no. Per carità di Dio. Buono. Sì, buonissimo, buonissimo. Sarà buonissimo. Sì, ma assolutamente. Non lo metti in dubbio nessuno. Succulento, vedrai. Succulento, succulento. Sì, sì. Padre, madre, bambina. Ti prego, cara. Non voglio mangiarlo. Cosa ha detto? Ha detto che è molto affamata. Ha voglia di mangiare. La piccola umana non se ne pentirà. Ralph ha trovato il più grosso, il migliore che potesse trovare. Cibo molto succulento. Succulento. Ficcatele in bocca, Alice. Lascia perdere che ti fa schifo, ma guardalo in faccia, questo qui è andato. Mangia. Minchia, sì, ma almeno taglialo. Ma guarda che merda, taglialo. Mangia! Ti prego, mangia quella merda. Mangia. Ti prego. Che cazzo è l'altra opzione? Ora noi ci alziamo e ce ne andiamo, Ralph. No. No, non ve ne andrete. Non finché lo dice Ralph. Ma perché? Perché sei rotto? Volevi che fossimo come una famiglia, Ralph. Padre, madre e figlia, ricordi? Un padre non minaccerebbe mai la sua piccola con un coltello. Bravissimo. Bella idea. Ralph ha fatto molta fatica. Ecco perché. Voleva solo che la bambina mangiasse. Ma Ralph non è cattivo, no? Non lo è. Lasciaci andare. C'è nessuno? No, no, Connorino. Vuoto. Sulla recinzione c'è sangue blu. Ma porca puttana. C'è stato un altro androide. Sì, tu sei troppo intelligente. Indaga sulla traccia del deviante, amico mio. Indaga sulla traccia del deviante. Sì, lo so che è andato di là. Lo so. Sì, sì, dai, lo so che è andato di là, lo so. Mannaggia, Connor di merda. Guarda come diventa un deviante con Kara. Se ci stavo pensando, ho detto, sarebbe fighissimo se Connor indagasse su Marcus o Kara e diventasse un deviante anche lui indagando su di loro. Sarebbe epico, no? Controlliamo da qua. Androide nella casa. Ma porca. Ci sono altre opzioni? Abbiamo delle altre opzioni? Ciao. AX400, devianti rassicura sangue blu. Non temere. Non ti farò del male.
Sto cercando una X-400. L'hai visto per caso? Ralph, non ho visto niente. Devianti sangue blu. Posso muovermi? Ci sono altri androidi qui. Altri androidi? No. Ralph è solo. Sulla recinzione c'è sangue blu. C'è stato un altro androide qui. Ralph si è graffiato passando. È sangue di Ralph. Ok, indizi. No, devo ricontrollarlo. Danno cutaneo irreversibile. Possibile causa calore estremo. Ehi, occhio, che manca. Modello WR600. Giardiniere. Era un giardiniere. Stato scomparso. Altri danni? Eccolo qua. LED di elaborazione. Segni di instabilità software. Probabilità di autodistruzione moderata. Livello di stress 56%. Questa volta dobbiamo abbassarlo. Non credo proprio di dovergli... Ehi. Attrezzo adatto a tagliare una recinzione. Vabbè, insomma, noi sappiamo che cosa è successo in realtà, quindi... Se ci allontaniamo lui non si... Sono di sopra. Gli androidi non hanno freddo, quindi c'è anche un umano. Allora, che cosa possiamo guardare? Gli androidi non mangiano. Cibo, gli androidi non mangiano, appunto. Lì c'è una porta. Aspetta. Non sono qui, vero? No che non sono qui. Ma posso guardare e lui capirà, vedrà RA9 e I'm alive, giusto? No, si accorge solo che è un deviante, ma questo l'avevamo già capito in realtà. Il livello di stress è un po' altino, eh. Ok, no, vabbè, ok, pensavo ci fossero altre interazioni. Quindi, quelle tre cose le abbiamo già viste. Controlliamo la macchina qui, la... Il cosino qui. Dei videogiochi. Nulla. Dobbiamo salire le scale. Ma Ralph non vuole che noi saliamo le scale, vero, Ralph? Ralph non vuole che Connor salga le scale, vero? C'è qualcuno di sopra? No. Nessuno. E dove sono? Connor, che cazzo stai facendo lì? Arrivo, tenente! Sono sotto la scala! Corri, svelte gara! E mo? E chi giochiamo? E che famo? Oh, sono pronto. Connor, ma che succede? È qui! Chiami la centrale! Da che parte è andata? Di là, sono diretta alla stazione. Sì, ma corri lì dietro! Devo fare tutto io. Corri, dritto, Connor. Cioè, dritto, in realtà io non è che abbia tutta questa voglia che lui trovi cara. Però se proprio dobbiamo farlo, ok, facciamolo. Sì, Connor, corri. Madonna, velocissimo. Che non si stanca mai il nostro Connor. Non si stanca sono mai. Sono laggiù. Sì, ma non possono andarci anche loro. Corri tutto. No. Sparate, ci serve viva! Bravo, Connor! Oh, merda!
È da pazzi! Oh merda! Merda! Ehi, dove vai? Non le lascio scappare! Non lo faranno! Non arriveranno dall'altra parte! Non posso permetterlo! In questo modo ti farai ammazzare! Non inseguirle! Questo è un ordine! È un ordine! Non siamo devianti... Non lo faccio! Merda! Siamo arrivati! Stronzo. Stai bene? Wait, what? Corri, cara. Wait, what? E tutta sta roba? Ah, forse era il motel. Sì, esatto, mattina nella casa abbandonata. Guardi le cose di Ralph, non ho rubato niente. Quindi questo, vabbè, era un'opzione, non ho rubato. Ho cambiato i vestiti, mi sono tagliati i capelli, biondi, ho rimosso il LED. Sono sceso al piano di sotto, è arrivata la polizia. Ralph voleva un pasto in famiglia, va bene. Ci siamo seduti al tavolo, abbiamo provato a convincere Ralph, poi Ralph si è scusato. Siamo stati interrotti da Connor. Connor ha ispezionato la casa abbandonata, è entrato nella casa, ha interrogato l'androide nella casa. Il deviante solitario è rimasto tranquillo, poi abbiamo ispezionato tutto. L'androide ha attaccato Connor, AX400 e la bambina sono fuggite. Connor insegue Kara, corre verso la loro ultima posizione nota, arriva la recinzione del tempo. Kara e Alice sono sull'autostrada. Sono riuscite, insomma, a fuggire. Connor obbedisce a Hank. Se non avesse obbedito, avrebbe portato a... Kara e Alice arrivano dall'altra parte. Sì, Kara e Alice arrivano dall'altra parte. Oppure altra robetta. Che io adesso qua non so che cosa. Cosa sarebbe successo. Ma noi abbiamo scelto di obbedire al buon Anderson. Hank Anderson. Ragazzi... Ora ci salutiamo per davvero. Sembra che la CyberLife abbia fornito un prototipo di androide detective alla polizia di Detroit. Gli assistenti di polizia androidi sono operativi da anni ormai, ma questo sarebbe il primo caso autorizzato a giocare un ruolo attivo all'interno di un'indagine criminale. Abbiamo contattato la CyberLife, ma... Controlli il simbolo? No, signori, lo faremo nel prossimo episodio incredibile, signori miei. Diagramma che cosa? Fa vedere? Jericho. Ah no, ok. Possiamo vedere il diagramma, abbastanza lineare questo, già durante anche la missione. Ci becchiamo comunque nel prossimo episodio, sarà il quinto. Questo sarà interessante soprattutto per Kara e il mitico bomber Connor. Ci siamo tagliati i capelli, tutto figo. Comunque per ora la mia preferita è Kara.
per come si pone anche con Alice, come storia anche secondo me è la più carina, preferisco lei ora per il momento a Connor, nonostante sono sicuro che anche lui avrà un ruolo, giocherà un ruolo importantissimo all'interno della storia, come è ovvio che sia visto che è un protagonista, e Connor quindi ora è sulle tracce di Kara, non ha idea però di chi sia Connor, cioè di chi sia, scusate, Marcus. E ho detto Connor prima, ho parlato di Connor quando ho detto che avrà un ruolo fondamentale, volevo dire Marcus, vabbè, mi confondo sempre. E non ho idea di chi sia Marcus, però c'era scritto che Leo è stato aggredito, quindi non credo ci metterà molto alla polizia a capirlo. Comunque, ci si becca. Bello.